Ciao, benvenuto a mio podcasting, stagione 16. Da questa stagione il format dei podcast è leggermente mutato. Le puntate di mio podcasting, numerate e seguite dalla lettera R, stanno per reaction, ossia un commento o una reazione a dei contenuti esterni che io ho comunque visionato, e se vorrete li potete trovare come sempre in descrizione, linkati in descrizione, per espandere il tema. Invece, per tutti gli altri episodi di mio podcasting semplicemente numerati, ecco, potete fare riferimento ai miei blog, mia fantascienza blogspot.com, la freccia della storia blogspot.com, paleocontatto blogspot.com e infine anche il blog che ho chiuso di recente, mio radar blogspot.com. Ciao! Ciao, mio podcasting, stagione 16, episodio 181, R sta per reaction. Oggi andremo a parlare rapidamente in questa bloggata di un webinar, il link lo trovate in descrizione. Il webinar è intitolato "Il capo di stato maggiore dell'esercito inglese chiede ai cittadini pronti a combattere, e l'Italia?". Ecco, il link lo trovate in descrizione. È un webinar interessante da ascoltare, con tantissime idee, in larga parte condivisibili, ma c'è qualche cosa da dire, e qui parleremo appunto dei miei commenti riguardo a questo webinar. Andiamo a bomba, alcuni commenti rapidi. 1. Sinceramente faccio molta fatica ad immaginare credibile un attacco russo ad un paese NATO UE, dato che la Russia arranca militarmente in modo vistoso in Ucraina. 2. Finché c'era la guerra fredda, l'Unione Sovietica aveva gli SS-20, missili a gittata intermedia con testate atomiche, avevano sotto tiro tutti gli aeroporti militari e civili europei e varie altre installazioni. Questi missili a gittata intermedia, gli SS-20 sovietici, avrebbero fatto una brutale distruzione delle difese aeree NATO. Pochi aerei NATO sopravvissuti, se fossero riusciti a decollare in tempo e a sottrarsi alle esplosioni atomiche, poi dopo avrebbero dovuto sgrugnarsi militarmente contro sciami di aerei del patto di Varsavia MiG-21 e MiG-23. Ecco, quegli ulteriori pochi aerei NATO successivamente sopravvissuti a tutto questo avrebbero dovuto poi atterrare su autostrade e superstrade per rifornirsi di carburante e missili per tornare a volare. Ma una volta che la guerra fredda è finita, i sovietici hanno smantellato gli SS-20, ai russi non era rimasto nessun strumento militare per imporre una strategia SEAD. I russi non hanno aerei per imporre una strategia SEAD, i russi non hanno praticamente piloti e missili antiradar a imporre una propria strategia SEAD. Soppressione delle difese aeree nemiche, tant'è che i russi non sono stati capaci di disabilitare le batterie SAM S-300, quanto i Patriot, Aster, Aspider, eccetera, che la NATO ha dato all'Ucraina, difettando quindi i russi di assetti e piloti ed esperti, quanto i missili antiradar, per fare una SEAD efficace. E quindi per questa ragione trovo assai improbabile un attacco russo alla NATO oppure a un paese dell'Europa, perché non avrebbero i russi la capacità di disabilitare il potere aereo NATO. 3. Tuttavia, facendo entrare improvvisamente l'Ucraina nell'Unione Europea o nella NATO, allora la guerra in Ucraina si trasformerebbe in una guerra diretta Stati Uniti più Unione Europea più NATO contro la Russia. Ecco, in questo caso troverai molto probabile una rapida escalation di armi nucleari strategiche sui centri di gravità politici russi, europei e nordamericani. Ecco, tutti gli amici di merende di Soros, chissà, forse anche cinesi, oppure no, ma di sicuro tutti gli amici di merende di Soros e anche Soros vedrebbero questo scontro come un elemento positivo per puntare al business della ricostruzione. Ecco, i popoli europei, nordamericano e russo probabilmente invece non la penserebbero così. 4. L'importante è che l'Italia capisca da dove proviene la vera minaccia esistenziale per l'Italia, quanto per i popoli
bagnati dal Mar Mediterraneo. La vera minaccia esistenziale, reale e presente, è il flusso migratorio della bomba demografica africana, che non è contenibile con spese correnti di carattere sociale e non è integrabile in Europa. Oggi l'Africa conta già 1,3 miliardi di persone. Tra 25 anni sarà esplosa la bomba demografica africana a 2,4 miliardi di persone, con migrazioni apocalittiche probabilmente sul nord-est Africa da circa 1,2 miliardi di persone, cioè una Cina in movimento proveniente dall'Africa, a causa degli impatti non lineari dei danni al cambiamento climatico e della sovrappopolazione in Africa. Andiamo avanti perché c'è qualche altro commento da fare. 5. L'idea della legione straniera italiana per dare rimpiazzi da mescolare nell'esercito italiano può essere a mio avviso una buona idea, poiché gli aspiranti cittadini italiani già parlino l'italiano in modo almeno decente ed abbiano conoscenza dell'inglese e siano attentamente selezionati da psicologi sulle intenzioni del credo religioso. Ecco, sinceramente non mi sembra una buona idea mettere in mano un fucile d'assalto italiano a chiunque sia in età di leva appena sceso da un barcone, trasformando il business dell'Africa Ferries al business della legione straniera Made in Italy. Perché? Prima ragione, è una ragione storica. Quando i romani smisero di comandare le proprie legioni e fare i legionari, poi l'impero romano non resse alle invasioni barbariche, perché l'impero romano non aveva più investito nell'esercito romano con nuove armi, non sviluppò mai una cavalleria pesante, in certi versi proprio come l'Italia, che ha da molti decenni smesso di investire per rimodernizzare tutti i mezzi dell'esercito italiano che sono obsoleti e vetusti, tanto che la fanteria non ha nemmeno bombe a mano moderne, ma si usano ancora quelle del progetto della prima guerra mondiale, cioè il progetto un progetto di bomba a mano creato prima della prima guerra mondiale. Incredibile ma vero. Inoltre è certamente vero che gli USA usano il servizio militare per dare la cittadinanza ed arruolano centroamericani clandestini, ma gli aspiranti cittadini americani provenienti dal Centro America sono stati mandati a combattere in Kuwait, sono stati mandati a combattere i cittadini centroamericani in Iraq, gli aspiranti cittadini americani provenienti dal Centro America sono stati mandati a combattere in Afghanistan e non in Centro America. Che avrebbero fatto gli aspiranti cittadini americani provenienti dal Centro America se fossero stati mandati a sparare alla loro gente in Centro America? Quindi, per analogia, non in buona sostanza, osservando in prospettiva la situazione nel Mar Mediterraneo, dubito molto che inventarsi dei rimpiazzi composti di una immaginifica legione straniera composta da personale subsahariano sia una buona idea e che possa essere inserita all'interno dell'esercito italiano per fare coin con la devoluzione, manovrando e sparando, perché queste persone sbarcate, diciamo, dai barconi provenienti dall'Africa si troverebbero a applicare una strategia coin, quindi manovrare e sparare contro la propria gente subsahariana. Quindi io dubito molto che l'idea della legione straniera creata così e fatta così possa avere una qualche tipo di efficacia. 6. Guerre future. Ecco, io non credo che sia una bella mossa mettere una think tank dell'esercito, un geopolitico che pensava che tutte le future guerre del XXI secolo sarebbero esplose nel Mar Caspio per dei pozzi di petrolio che l'URSS aveva prosciugato nel XX secolo. Io non credo che sia una bella mossa mettere in un think tank dell'esercito un geopolitico che pensava che l'ISIS fosse una minaccia strategica mondiale, quando poi gli Stati Uniti d'America e la Russia rimossero l'ISIS in 7 giorni applicando del banale potere aereo tattico. Non credo che sia una bella mossa mettere in una think tank dell'esercito un geopolitico che pensa che la bomba demografica africana non sia una minaccia chiara e reale all'esistenza del popolo italiano quanto ai popoli mediterranei nel XXI secolo.
Non credo che sia una bella mossa mettere in una think tank dell'esercito un geopolitico che pensa che l'Italia debba spendere fiumi di miliardi in spese correnti nella integrazione dei migranti economici, omettendo di dire che le risorse, ahimè, sono sempre scarse e suscettibili di impieghi alternativi e concorrenti, per cui il business dell'Africa Ferries è un capitolato delle uscite finanziarie per spese correnti di carattere sociale, ossia una posta di spesa pubblica che sottrae denari alla sanità, che sottrae denari all'istruzione, che sottrae denari alla scuola pubblica, che sottrae denari alla previdenza, che sottrae denari all'ordine pubblico. Io non credo che sia una bella mossa mettere in una think tank dell'esercito un geopolitico che pensa che l'Italia debba spendere miliardi di euro in spese correnti nella integrazione dei migranti economici, per cui il business dell'Africa Ferries è un capitolato delle uscite finanziarie per spese correnti di carattere sociale che sottrae denari agli investimenti in ricerca e difesa, perché le entrate di bilancio pubbliche sono o entrate tributarie o entrate extratributarie. E per questa ragione, poiché le entrate sono composte solo da queste due voci, entrate tributarie oppure entrate, diciamo, extratributarie, quindi tutte e due le voci concorrono a creare la totalità delle entrate, per questa ragione le risorse sono sempre scarse e suscettibili di impieghi alternativi e concorrenti. Non credo che sia una bella mossa mettere in una think tank dell'esercito un geopolitico che non ha mai spiccicato parola sul fatto che sarebbe servita una politica di controllo demografico in Africa, anche una tardiva politica di controllo demografico in Africa, per cercare di contenere la bomba demografica africana. Questo è più o meno tutto. Un saluto, ciao, alla prossima.